Aida Espica si svela a Mattino 5, il vero motivo della rottura con Geppi. Aida Espica, la verità della rottura con Geppi a Mattino 5. Quest'oggi, 13 dicembre 2017, Federica Panicucci ha ospitato nello studio di Mattino 5 la bellissima Aida Espica. La venezuelana ha raccontato alcuni particolari dettagli della sua esperienza al Grande Fratello VIP, rivelando anche i veri motivi che l'hanno spinta a interrompere la storia d'amore con Geppi. Dentro la casa più spiata d'Italia, la donna ha avuto modo di pensare molto a se stessa e al suo passato, tanto da arrivare a capire determinate cose a cui non aveva dato peso prima del reality show. In questi circa tre mesi, la Espica ha dichiarato di aver sempre sentito la mancanza del suo fidanzato, ma una volta tornata alla vita reale qualcosa è cambiato. Aida ha così spiegato alla Panicucci cosa ha provato una volta uscita dalla Porta Rossa di Cinecittà. Grande Fratello VIP, Aida Espica, ecco perché ho lasciato Geppi. Aida Espica non è affatto pentita di aver preso parte a questa seconda edizione del Grande Fratello VIP, anzi tutto il contrario. La venezuelana è felice di aver avuto questa grande possibilità. Per me è stata un'opportunità enorme e un gioco, ma allo stesso tempo sono uscita molto cambiata. Ho voglia di pensare a me stessa, stando lì dentro ho riflettuto su tante cose. Uscendo ho pensato di pensare a me stessa e a mio figlio, voglio stare bene. Geppi è stata una persona molto presente sempre, ma se non che amore perché dovrei mentire a lui? Lui non è che mi ha fatto male o qualcosa del genere. Voglio focalizzarmi su me stessa e su mio figlio, mi manca da morire. Mattino 5, Aida Espica, l'amore per il figlio Aaron. Aida ha perciò deciso di rompere con Geppi perché ha compreso che in questo momento della sua vita le priorità sono altre. In ogni caso, la venezuelana non ha assolutamente nulla da rimproverare al suo ormai ex fidanzato. La modella è ancora convinta che sia sempre stata una persona molto corretta nei suoi confronti. Ora, però, la Espica ha solo bisogno di trascorrere del tempo con suo figlio Aaron. La settimana prossima vado a L. Vado a vederlo e a godermelo, saranno pochi giorni però me lo godo al massimo.